Uno. Ed ecco qua un quadro che si discosta dalla maggior parte degli altri miei quadri perché, come vedete, ha una lieve chiave di interpretazione per quanto riguarda il paesaggio, ma non è esatto dire paesaggio perché è uno stato d'animo. Un po', voi vedete che c'è il richiamo ad una luce, un sole, un qualsiasi cosa che sta lì su questa muraglia di roccia. Ebbene, io l'ho chiamato meditazione proprio perché c'è l'assenza di dinamica, non c'è il violento scontrarsi o il fluire, no, c'è una stasi, una contemplazione e una chiusura per poter guardare dentro se stessi, dentro il mondo interiore, per poi uscire dall'inverno della meditazione e attraverso una catarsi interiore tornare a vedere il sole e la luce in una palingenesi molto particolare.